La Savignanese ha espugnato l'Italo Nicoletti, finora imbattuto in questo campionato. 1-0 il punteggio con rete ospite segnata al 13° minuto del secondo tempo dal giovane centravanti Nicola Farniti. Vittoria della squadra di Oscar Farniti, tutto sommato meritata in quanto ha dimostrato una maggiore motivazione. Riccione, che comunque nella ripresa con l'innesto di Domini ha cercato di reagire sfiorando la rete del pareggio più volte. Da segnalare comunque la giornata sfortunata della compagine di Onorato, che al 7° minuto della ripresa ha mancato una rete pressoché sicura con Tolomeo, che da 3 metri ha sparato sulla traversa con il portiere battuto. Risultato finale quindi Riccione 0, Savignanese 1. Sì, una partita molto equilibrata, peccato che abbiamo preso un gol un po' banale, non era un cross pericoloso, comunque peccato perché sicuramente abbiamo fatto una buona partita. Allora, un'ottima squadra, comunque il possesso palla ha giocato molto bene. Forse era più giusto un pareggio anche per quello che si è visto in campo, ma calcio così, loro l'ha messa dentro, noi no. Comunque Riccione che conserva il secondo posto. Sì, adesso ci sono ancora, mi sembra, 7 partite, perciò il campionato è ancora lungo, 21 punti a disposizione, può succedere di tutto, perciò siamo lì, noi rimaniamo lì adesso, a parte questo piccolo sgambetto. Credo sia stata una bella partita aperta, molto tirata. E credo che Savignano sia venuto giocando a viso aperto, cercando la vittoria, ma era una partita che poteva finire benissimo anche in pareggio, anzi sullo 0-0 loro hanno avuto anche una buona palla per segnare. La cosa che mi soddisfa da parte mia per la mia squadra è che la mia squadra è venuta qua, ha cercato di fare la partita. Poi il vincere a volte dipende da saper sfruttare al meglio gli episodi che ti capitano.